Mariano Vaccaro, qui a Nuoro per il Milan Junior Camp. Oggi si conclude il lavoro di una settimana. Su che basi avete lavorato con questi ragazzi provenienti da tutta la provincia? Beh, innanzitutto è un onore aver organizzato per il secondo anno di fila qui a Nuoro un evento come quello del Milan Junior Camp. È stata una settimana molto intensa, le proposte sono state molte e noi impostiamo il lavoro sul gesto tecnico, sui gesti tecnici più importanti del gioco del calcio, per poi creare delle progressioni didattiche in modo che i giocatori possano acquisire il gesto, metterlo in situazione e trasformarlo nella realtà, nelle partite e quando poi giocheranno con i loro club di appartenenza. È stata una settimana molto impegnativa, dovuta anche alle condizioni meteorologiche, faceva molto caldo, ma i ragazzi non hanno mai espresso la volontà di rallentare, anzi hanno voluto sempre incrementare di più e attraverso la loro passione hanno cercato di portare al meglio gli esercizi sul campo. Siamo riusciti molto bene a rispettare quelli che sono i canoni del Milan Junior Camp. Negli ultimi due anni, con la nuova metodologia, noi abbiamo improntato quasi tutto esclusivamente a livello cognitivo, che secondo noi è un aspetto molto importante, dove anche direttamente nel settore giovanile stiamo lavorando sotto questo aspetto. Quindi ogni giorno abbiamo affrontato un obiettivo tecnico e sviluppandolo poi attraverso situazioni tali in cui inducevano i ragazzini sempre comunque a ragionare e quindi abbiamo mandato molto interesse a quello che è una mente veloce prima di gambe veloci. Quindi questo per noi è stato una buona esperienza e i ragazzi hanno risposto molto bene e quindi pensiamo di aver lasciato una buona impronta.